schiamazzi, muri e scalini usati come bivacco o peggio, situazioni che da anni i residenti del centro di Firenze denunciano e riprendono con i telefonini per testimoniare il loro disagio e che si accompagnano ad altri comportamenti devianti. Soprattutto i danneggiamenti, come dire, quella criminalità di strada che è evidentemente compressa da 2 anni di reclusione forzata ha ripreso con vigore. Oltre alla repressione si pensa alla prevenzione. Tra le misure messe in campo tornano gli steward. Accanto al personale dei singoli locali, 24 addetti che fanno riferimento al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un servizio di cui si fanno carico Comune, Camera di Commercio con circa 35.000 euro ciascuno e che rientra nel pacchetto predisposto dal Comune per la Movida Sostenibile, piano che prevede tra le altre misure la possibilità di usufruire gratuitamente di bagni pubblici per tutta la notte, ma anche il divieto di bivacco sui sagrati e la presenza di operatori per la pulizia. A sanzionare i trasgressori la Polizia Municipale. Cercheremo di prevenire il più possibile anche comportamenti che magari non sono comportamenti criminosi, ma che sono comunque comportamenti lesivi del bene pubblico e che sono appunto fortemente degradanti. Tra le iniziative per la sicurezza rientrano l'inaugurazione il prossimo 20 maggio della stazione dei Carabinieri a Santa Maria Novella. Insieme al pattugliamento misto, e questa è la novità, da parte dell'Arma dei Carabinieri con l'esercito proprio nell'area della stazione. E pattuglie dedicate alla zona tra Piazza Indipendenza, stazione e via Palazzuolo.